ci accomodiamo e proviamo a cominciare. Sufficientemente tarda per cominciare, anche perché il caldo si fa sentire, quindi anche se con avviarci verso le ore tarde dovrebbe esserci più questo. Questa è una speranza. Noi ci lavoriamo, è giusto, quanto prima cercheremo anche di dare una un maggiore comfort all'auditorio. Il mio è un compito, diciamo, brevissimo stasera. Io, come Presidente dell'Ordine dei Medici di Chirurghi e Odontoiatri nella provincia di Avellino, devo solo introdurre un evento bellissimo che praticamente fa capo al collega Giovanni De Savignano. Quindi a me il compito innanzitutto di dare il benvenuto agli ospiti. Benvenuto di stima al professore Armando Savignano, che è professore ordinario di filosofia morale e anche mi diceva di bioetica all'Università di Trieste. Noi abbiamo il piacere di averlo stasera tra di noi. Un saluto all'onorevole Giustico, che anche il giusto consigliere regionale che dovrebbe essere quasi di casa, qua all'Ordine dei Medici di Avellino. Aspettiamo l'onorevole Francesco Pionati, che per problemi tecnici sta arrivando, ci ha telefonato, che sta in autostrada, quindi gli rinnoveremo il benvenuto appena sarà qui fra noi. Dottore Rosà, non ha diventato il mio vicepresidente, insomma, non il dottor Antonio Scoppettone avrà il compito di fare da moderatore dell'evento di stasera, poi io gli passerò la parola. Mi dispiace farlo senza che c'è l'autore, ma insomma io come Presidente di Ordine ho il dovere anche di esprimere il plauso e il compiacimento della categoria medica, di tutti i professionisti medici della provincia di Avellino, al collega Savignano per un'opera che mi è piaciuta molto e credo che veramente meriti la stima di tutti. Quando il dottore Savignano chiese all'Ordine di poter presentare il suo libro, questa opera letteraria, qui ad Avellino, con grandissima soddisfazione noi gli dicemmo: l'Ordine è casa di tutti i medici, quindi tu puoi farlo tranquillamente presso l'Ordine, quindi noi siamo onorati e siamo compiaciuti che lui ha scelto di farlo qui da noi. Ha avuto la massima libertà nella organizzazione dell'evento e noi siamo felici di averlo accontentato. Prima di passare la parola al moderatore, qua userò il microfono solo per qualche brevissima considerazione sulla situazione, sullo stato attuale della sanità. Prego Giovanni. Io ti ripeto il compiacimento, Giovanni, dell'Ordine per il libro che hai scritto, un libro bellissimo, un libro che in questo momento costituisce uno stimolo e un contributo alle problematiche della sanità in Italia, e mi fa piacere che un collega rinunci al proprio tempo libero, rinunci ai propri impegni verso la famiglia per dedicarsi a un'opera che veramente darà costruisce uno stimolo importante per tutti quelli che si interessano di sanità. Quindi veramente siamo onorati stasera di averti qua con noi in veste di autore.
dicevo, approfitterò solo del microfono per brevissimi minuti per esprimere purtroppo la preoccupazione di noi medici per il momento che sta attraversando la sanità in Italia. Purtroppo sono preoccupazioni che valgono a livello nazionale e a livello regionale. Mi dispiace che non c'è l'onorevole Pionati per raccogliere queste mie preoccupazioni, c'è l'onorevole Giusti che è presidente. Non abbiamo neanche un ministro. Commissione. Antonio, non abbiamo neanche il ministro attualmente. Ma dico, comunque lasciatemi dire che noi siamo, i medici sono fortemente preoccupati, per quello, per la situazione nazionale. La manovra economica prevista dal governo del 2009 purtroppo prevede un incremento medio di spesa per gli anni futuri che è inferiore al 3%, si attesta sull'1.4-1.5, ma è assolutamente insufficiente ad assicurare un governo della sanità in maniera dignitosa. Questo lo hanno detto tutti i governatori regionali, sia di centrodestra sia di centrosinistra, quindi è una preoccupazione reale e io mi auguro che, diciamo, il governo abbia la possibilità di tornare su questa decisione, perché ci sarà una conferenza Stato-Regione a fine ottobre, dove probabilmente si avrà anche la possibilità di fare qualche aggiustamento. Ma la situazione finanziaria nazionale prevista per la sanità, così come è stata prevista per la sanità, se rimane tale, è fonte di grossa preoccupazione. Questo vale sia per le regioni virtuose, sia per le regioni purtroppo non virtuose, come è il caso nostro. Anche se il tendenziale di spesa della regione Campania negli ultimi mesi è molto migliorato, è chiaro, purtroppo se non avremo risorse adeguate il rischio è che la situazione peggiorerà ulteriormente. Io approfitto anche del Presidente della Commissione per dire che noi ci aspettiamo che la regione veramente proceda agli interventi strutturali, perché per quello che è oggi la disponibilità economica, se non si procede a misure che liberano risorse da rami secchi diretti verso i presidi validi, credo che noi avremo veramente prospettive piuttosto difficili in regione Campania. E io sono fortemente preoccupato per quello che succederà con il federalismo fiscale. Il federalismo fiscale sta pigliando fuori in questi giorni, io mi auguro che si vada verso un federalismo solidale, ma la preoccupazione per quello che potrebbe succedere in conseguenza delle norme relative al federalismo fiscale rendono l'orizzonte ancora più ampio. Noi come professione, come ordini, come Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici stiamo profondendo il massimo impegno, e di qualche mese fa, a Fiuggi, a giugno, c'è stata la conferenza nazionale della professione ed è stato un tentativo ed è un impegno della della Federazione Nazionale a raccogliere tutte le componenti della professione intorno a un progetto unitario in maniera da avere una identità precisa e da proporre alla nazione. La conferenza nazionale di Fiuggi è stato un successo, hanno partecipato le maggiori organizzazioni sindacali mediche, hanno partecipato le più importanti società scientifiche, c'è stato il ministro del welfare, onorevole Sacconi, il quale ha fatto tesoro di quelle che sono state le nostre conclusioni, quindi la proposta della professione medica c'è tutta, in tutte quelle che sono le problematiche più importanti che io non sto qua a enumerare, perché di questo noi ne abbiamo fatto oggetto di un convegno che faremo il 6 settembre a Sant'Angelo dei Lombardi, dove parleremo appunto di tutte le criticità del sistema salute in questo momento oggi in Italia e in quella sede passeremo tutte in analisi.
però insomma i motivi di preoccupazione rimangono. Il ministro ha promesso che farà tesoro di quello che noi gli abbiamo raccomandato e siamo, diciamo, in attesa che la situazione evolga. Scusatemi per questa brevissima divagazione, devo solo rinnovare veramente il compiacimento e il plauso al dottore Savignano. Il tuo Giovanni è un contributo notevole al dibattito sulla sanità. Noi ci auguriamo che, diciamo, contribuisca anche a rendere il sistema sanitario nazionale più forte, perché è quello che tutti quanti noi ci auguriamo. Io vi ringrazio e passo la parola al dottore. Buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti e grazie per l'attenzione che vorrete riservare a questa manifestazione, alla presentazione del testo di Giovanni Savignano. Beh, noi stasera io vorrei che si discutesse del testo, del libro, che è un libro che merita davvero per la complessità delle tematiche, ma soprattutto per i vari campi di interesse. Beh, se ne discutesse in questo senso, cioè si discutesse del testo, del problema della sanità attraverso diverse lenti di ingrandimento. Allora è chiaro che uno dei rischi maggiori è quello di parlare di sanità come un calcolo tra somme e sottrazioni, cioè la riduzione della sanità, del problema sanitario alla gestione economica. Insomma, è chiaro che questo è un problema molto importante, ha fatto bene il dottor D'Avanzo ad indicare queste criticità, ma ecco, la sanità per la complessità della materia, per la complessità della disciplina, insomma, ha a che fare prima di tutto con l'uomo, ha a che fare con la persona. E la sanità, la medicina, la sanità appunto è poi il sistema, è la cura del malato che diventa sistema. Beh, la medicina è a metà, così come le origini della medicina insegna, la medicina è a metà sempre tra la scienza naturale e la scienza dello spirito, perché non esiste cura, non esiste diagnosi, ma non esiste appunto risoluzione del problema fisico senza l'approccio alla persona. Allora occorre sempre evitare, questo lo dico perché evidentemente il mio è un punto di vista, poi ce lo spiegherà molto meglio di me il professor Savignano, insomma occorre evitare la riduzione della scienza medica e quindi del sistema sanità ad un solo aspetto, cioè l'aspetto gestionale. Noi questa sera, proprio per parlare della sanità in termini più vasti, lo facciamo con due eminenti politici, quali l'onorevole Giusto e l'onorevole Pionati. Lo facciamo con il dottor Rosato, che è un manager, e quindi è un medico ed è un manager, quindi ha l'esperienza medica ma anche l'esperienza di colui che gestisce, che insomma è costretto a fare i conti con la gestione finanziaria e con l'approvvigionamento del sistema sanitario. Lo facciamo con un eminente filosofo morale qual è il professor Savignano, un bioetico che appunto da anni, insomma, conosciuto in tutta Italia, in tutta Europa, che da anni studia questi problemi, il problema della sanità, il problema della medicina come scienza naturale ma anche come scienza che ha a che fare con l'uomo, con la persona. Ecco, diamo il benvenuto all'onorevole Pionati, che solo il benvenuto all'onorevole Pionati, prego, perché credo che Francesco è la prima volta che interviene a una riunione del Medici, quindi l'onorevole Pionati è uno dei nostri dei parlamentari primi al Parlamento, quindi credo che sia una persona che certamente contribuirà alla soluzione delle problematiche che stanno sul tappeto. Mi piace ricordare in questo momento, Francesco, che tu prendi il posto di papà, il professor Pionati, che in altre occasioni di
ci ha dato un saggio della sua cultura e della sua umanità, e noi lo ricordiamo tutti con tantissimo affetto e stima. Grazie Francesco. Ebbene, quindi riprendiamo il discorso. Appunto, il problema della medicina è un problema che ha a che fare con l'uomo, e lo mette bene in evidenza l'amico. Lo mette bene in evidenza l'amico Giovanni Savignano nel suo testo, che appunto tocca vari aspetti. Passa dal problema delle professioni mediche, al problema appunto della gestione economica, fino ad arrivare al problema ultimo, che poi non meno importante, ma centrale nella vita di un uomo, che è il problema dell'inizio e della fine vita, quindi il problema della bioetica. Allora è chiaro che intorno a questo nucleo, che è il rapporto tra persona, tra sanità del corpo, tra medicina e persona, è chiaro che intorno a questo nucleo, che è il rapporto tra medicina e persona, si sviluppano una serie di direttrici che toccano ora il sistema delle professioni, ora il sistema economico, ora la gestione. Beh, io ovviamente non devo parlare molto, sto solo introducendo, però insomma voglio ricordare che nella storia del pensiero, uno dei problemi, le utopie filosofiche, nascono proprio con la necessità di assicurare all'uomo non solo la salvezza eterna, ma di assicurare all'uomo il benessere. Beh, c'è tutta una letteratura che va da Ernest Bloch fino ad autori contemporanei, c'è tutta una letteratura che punta su questo. Come fare a far sì che l'uomo in un sistema sociale perfettibile, perfetto, in una democrazia, in uno Stato, come fare affinché l'uomo in un sistema sociale possa raggiungere la felicità? Che poi non è solo la felicità metafisica, la felicità dello spirito, ma è la felicità, appunto, il benessere. E quindi insomma è una letteratura sterminata che ha a che fare con questi problemi. È chiaro che, ecco, per la ricchezza del parterre qui questa sera, quindi per la ricchezza delle voci degli intervenuti, noi abbiamo stasera la possibilità, forse per la prima volta, di toccare, di sviscerare il problema della sanità in tutti i suoi aspetti: politico, economico, bioetico, rapporto medico-malato, il problema dei comparti sanitari, il problema del sistema, il problema, appunto, la differenza tra i diversi sistemi sanitari, che è un'altra cosa che Giovanni tocca molto bene, affronta molto bene, cioè le differenze tra il sistema sanitario europeo, italiano, e il sistema sanitario americano, poi insomma non è così terribile come certa letteratura lo dipinge. Ma comunque penso che abbiamo un'occasione davvero particolare, davvero importante per affrontare questi problemi. Bene, e allora io inizierei subito col dare la parola al dottor D'Avanzo e al dottor Rosale. Al dottor Rosale, che appunto, oltre alla professione medica, unisce l'esperienza manageriale. Allora io chiedo. Allora io chiedo al dottor Rosato, appunto, lei nella sua esperienza di manager, il problema della gestione economica spesso va a conculcare, dimentica forse il problema ben più serio, ben più grave del malato, della persona? Esistono delle logiche economiche e politiche che spesso vanno a dimenticare le necessità del malato e magari a favore di altre dinamiche? Grazie. Una cosa, permettetemi di ringraziare Giovanni Savignano per l'invito e il presidente dell'Ordine dei Medici che naturalmente ha consentito la mia presenza. Devo dire che ci sono due momenti nella gestione di un manager per quanto riguarda la gestione appunto della sanità, quindi dell'ospedale, particolarmente in Campania. Io credo che bisogna considerare che noi oggi viviamo, come Angelo sa, un momento di grande crisi e di grande difficoltà.
difficoltà perché noi nel 2005, alla fine del 2005, inizio del 2006 ci siamo trovati davanti a un baratro, non che ne siamo usciti, però fondamentalmente abbiamo fatto qualche passo indietro. Davanti a un baratro con circa 7 miliardi di euro di deficit, il che ci faceva capire che c'era necessità di un'inversione di rotta. Inversione di rotta che è arrivata con una delibera, la 1843 del dicembre 2005, e vi confesso con grande sincerità che se avessi conosciuto la delibera il 2 gennaio, quando ho firmato il contratto di direttore generale, non l'avrei accettato. Avrei continuato a fare il capo dipartimento per il Dipartimento Medico e Chirurgico del Cuore, perché è una delibera capestro che pone una problematica economica seria. Voi pensate che nello spazio di 3 anni, 2006, 2007 e 2008, avremmo dovuto risparmiare il 18,5% sulle spese dei beni e servizi del personale, il che vuol dire naturalmente che un'azienda, particolarmente come l'azienda Moscati di Avellino, che è un'azienda in espansione, naturalmente si trova ad avere bloccati, si trova bloccato tutto. E quindi il primo anno di gestione, pur avendo io un'educazione professionale molto incline al rapporto con l'ammalato, il primo anno è stato particolarmente duro e dedicato soprattutto a una problematica relativa al ristoro economico. Di conseguenza il primo anno di gestione è stata affrontata soprattutto con una condivisione con i direttori di dipartimento e con i primari, i direttori di operativa o di strutture semplici, con i dirigenti di responsabili di studi semplici, è stata etichettata come la possibilità di poter concordare un piano per un rispetto del discorso economico. Quindi il budget che noi abbiamo firmato, concordato con i vari responsabili, aveva una sola linea di condotta, il risparmio, anche se naturalmente concordato. Però già con il secondo anno abbiamo cominciato a invertire il momento. Quindi abbiamo fatto un budget dove venivano presi in considerazione il 70% la gestione economica delle varie unità operative e quindi naturalmente una particolare attenzione alla spesa, il che non guasta mai, ma il 30% cominciava ad avere come punto di riferimento un obiettivo qualitativo delle prestazioni. Quest'anno siamo arrivati a un discorso diverso, 50-50, quindi come ben vedete rispondo alla tua domanda dicendo che c'è stata un'inversione di tendenza, per cui si è andato mano a mano riducendo l'input economico, quindi per quanto riguarda il discorso con i responsabili delle unità operative, privilegiando il discorso qualitativo della qualità della prestazione, della comunicazione interna, della protezione del rischio del paziente e del medico, e naturalmente su questo tipo di discorso si è arrivato alla possibilità di poter equiparare nei due momenti gli obiettivi tra la parte economica e la parte qualitativa. Perché dico che la parte economica in ogni caso è importante e qua viene fuori anche una cultura sindacale? Viene fuori dal discorso che io sono convinto che la gestione delle risorse deve essere fatta soprattutto dal medico. La gestione della non è il buon medico, il buon primario, il buon capo dipartimento, deve essere un ottimo professionista dal punto di vista professionale di risposta clinica, ma deve essere anche una persona capace di poter gestire nel modo opportuno le risorse. Se non si ha una capacità di poter gestire le risorse, risorse umane, risorse economiche, risorse strutturali, risorse tecnologiche, non si può essere un buon dirigente, non si può essere un buon direttore di unità operativa. Ed allora, e mi collego alla parte del libro dove si mette in discussione anche la problematica tra la vecchia tassonomia primaria e assistente e la nuova tassonomia della dirigenza, io sono convinto che la scelta che è stata fatta sulla dirigenza medica sia stata una scelta illuminata. Il discorso e la critica qual è? Non è stata ben recepita né dalla managerialità da chi gestisce, né è stata ben recepita dagli stessi professionisti. L'autonomia professionale di chi gestisce anche risorse è legata soprattutto a un discorso di appropriatezza e di risultati. Naturalmente questo discorso deve essere riportato in ogni unità operativa, in ogni segmento di attività, in ogni linea di attività, perché solo in questo modo si può coniugare insieme una managerialità illuminata, quindi una capacità di chi gestisce illuminata, contemporaneamente con dei professionisti che hanno la forza del governo clinico e di poter gestire risorse e di poter pretendere
per quegli obiettivi già firmati e concordati l'utilizzo di risorse umane e professionali adeguate alla risposta. Grazie. Beh, ha risposto in maniera convincente, ecco. Allora io vorrei spostare l'attenzione appunto sull'aspetto della gestione a quello che nel testo mi sembra molto importante. C'è un capitolo che mi ha colpito molto nel testo di Giovanni, che è l'ultimo capitolo, quando si descrive questo con molta abilità anche stilistica, insomma, quando si descrive questo dialogo tra il medico e un paziente di una casa di riposo. Forse viene messo in evidenza in maniera molto molto, molto centrata, molto, molto, molto raffinata anche, il problema della vita inutile, delle vite inutili. Cioè, professor Savignano, esiste nel rapporto tra medicina e sanità, quindi medicina e gestione della medicina, medicina e sistema, che è anche il sistema economico, esiste forse in Italia una tendenza a considerare forse delle vite meno utili delle altre? Per esempio nella giurisprudenza europea noi vediamo che in Olanda, ma in altri stati europei, si fa sempre più strada questa idea per cui esistono delle vite che sono degne di essere vissute e delle vite invece che non sono degne di essere vissute, in nome di alcuni parametri. E quindi il problema dell'eutanasia, addirittura in Olanda l'eutanasia è stata proposta anche per i minori. Quindi c'è questa tendenza molto, molto dura, molto preoccupante a mio avviso, a considerare l'utilità e l'inutilità della vita a partire da alcuni parametri. Prego. Intanto permettetemi di ringraziare il Presidente dell'Ordine dei Medici e Giovanni Savignano, che ha scritto effettivamente un libro a mio avviso molto interessante e molto suggestivo. E la domanda a cui devo rispondere è esattamente no, non esistono vite inutili, e poi spiegherò brevissimamente perché non ci sono mai, le vite non sono inutili, assolutamente. Bene, dunque che cosa volevo dire? È un libro molto interessante perché naturalmente l'autore tratta molti argomenti, ma a mio avviso con un filo conduttore, e sostanzialmente lui non cede a un'altra moda imperante della medicina sensazionalistica o della sanità, della cosiddetta mala sanità, che pure avremmo potuto fare. Il suo sguardo è, direi così, più moderato e anche più moderno, secondo me, perché è frutto di una lunga esperienza personale e anche esperienza professionale. Quindi non cede a queste due tentazioni della medicina sensazionalistica e soprattutto della sanità a livello scandalistico, due filoni molto coltivati nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Io penso che il libro è interessante, almeno dal mio punto di vista, perché come è ovvio ciascuno è interprete anche di ciò che legge, e alla luce anche di ciò che condivide. Credo che proprio per questo egli ritiene che nessuna vita è inutile, ma soprattutto per questo punto di vista da cui egli si pone. Cioè egli si pone, e questa è l'idea che a mio avviso percorre tutto il libro, contrariamente a quanto ci aspetteremmo, si pone dal punto di vista del malato. E naturalmente noi ci aspetteremmo che si ponesse dal punto di vista dell'altra parte, del medico, perché è medico, no? E quindi immagineremmo che stesse dalla parte del medico. Ovviamente con tutto il rispetto per il medico che io nutro e che lui stesso nutre, sta dall'altra parte. In ciò, naturalmente, tenendo fede a quello che voi tutti sapete, soprattutto i medici, ma vedo anche che ci sono anche persone che il medico non è, per questi è interessante dire che Giovanni Savignano sta dalla parte del giuramento di Ippocrate,
che naturalmente il medico è ancora tenuto a fare. Perché come inizia quel giuramento? Giuro di fare il bene del malato, non di stare dalla parte del medico. Questo giuramento che ancora il medico deve fare, è vero che si deve ancora fare, che fresco, per fortuna, speriamo, sta dalla parte del malato. Questo è molto interessante perché è l'anello debole della catena. È il malato due volte a morte, perché è ammalato e quindi la malattia debilita, eccetera, eccetera, ma anche può essere malato perché non è trattato, la sua vita non è considerata a volte degna come tale di essere vissuta. Quindi per questo aggiungerebbe perciò sofferenza a sofferenza, e non solo nell'idea che ci sono malati ricchi e malati poveri, come voi ben sapete. Questa cosa non era neanche assente già nel mondo antico, no? Già Platone, come sapete, distingueva nei suoi dialoghi, no? La medicina per i liberi e ricchi, la medicina per i liberi e poveri e la medicina per gli schiavi. Non è vero. E quindi oggi noi potremmo riprodurre questo schema, mentre le società sono cambiate, la schiavitù non c'è più, per fortuna, o c'è ancora, ma sapete, una cosa è ancora precipitata. Non è vero. Quindi questa medicina è per i ricchi e per i poveri. Quindi egli tiene fede, perché non giura. E il medico deve tenere fede a questo, non è vero, al principio che giura di fare il bene del malato. Naturalmente si può discutere che cos'è questo bene del malato, perché non va inteso paternalisticamente, come è chiaro, no? Però tiene fede a questo principio. Adesso non lanciamoci in questa discussione molto importante, ma non abbiamo tempo. Questo principio non va inteso paternalisticamente. E perciò per le cose che a me interessano, dei famosi principi della bioetica, il primo dei quali è questo di fare il bene del malato, è ben presente in questo libro e direi che lo percorre tutto. Naturalmente ci sono anche gli altri due principi, quello dell'autonomia, di cui si fa un gran parlare del mondo moderno e contemporaneo, e poi c'è l'altro principio della giustizia, no? Giustizia che, come è stato detto, percorre tutto il libro, non è vero? È a partire da quel celebre caso del medico di Bismarck, no? Il grande Bismarck, no? E dove appunto questo medico diceva: ma noi siamo insieme, io e il malato, in un'isola deserta, anche se fossimo in quest'isola, noi, il medico e il malato, all'orizzonte c'è sempre la società, virtualmente esiste, perciò il principio di giustizia, come bisogna essere giusti, come dare le cure adeguate, tutti i problemi economici, eccetera, eccetera, sono presenti in questo libro. Quindi questo libro li ripercorre tutti e situandoli in un certo modo, anche questo dell'autonomia che è situato in un modo, a mio avviso, molto suggestivo. Questo a me è interessato moltissimo perché mi consente anche di dire che di questi principi, l'autonomia, il bene del malato e la giustizia, per le cose che io condivido, io ne aggiungerei un quarto, che è molto importante. E io spiego queste cose molto rapidamente, nel senso che faccio l'esempio didattico, che è una strategia didattica semplicemente, prendetela come tale, è vero che io amo non il triangolo ma il quadrato, il rettangolo. Non amo solo questi tre principi, che posso scrivere ai tre vertici, fare il bene, beneficità, autonomia e giustizia, ma ne metto un quarto e perciò costruisco un quadrilatero ai quattro vertici e aggiungo la non maleficità. E perciò costruisco questo quadrilatero rispetto al triangolo. Adesso non facciamo una disputa, un'altra conferenza mi ha fatto un discorso se è meglio il quadrato o il triangolo, per carità, non è questo il problema. Naturalmente, mettere questo quarto principio. Coniugarli a 2, coniugarli a 2, questi principi. Come sono espressi in questo libro, secondo me, se li leggete attentamente, sono espressi così. Il bene viene dopo i primi due, che sono il non far male, e voi sapete che la medicina ha a che fare con non far male, innanzitutto. Il grande Ippocrate diceva: primo non nocere, o non nocere, a seconda che ci sia la parola lunga, vero, nell'infinito, latino. E poi fare il bene, primo non far male, e poi essere giusto. Questi due li mettiamo in due vertici e poi mettiamo gli altri due, l'autonomia e naturalmente la beneficenza. Vedete dove va l'autonomia? Con buona pace di tutti quelli che assolutizzano l'autonomia. Oggi il mondo moderno e contemporaneo assolutizza questo principio. Questa concezione quadrilatera invece stanno dopo i primi due, che vuol dire che se stanno dopo devono essere eseguiti prima quelli che precedono e poi i successivi. Naturalmente questo significa che nella tradizione europea, che a me piace molto, e questo fatto significa anche che, insomma, questo libro un po' tiene conto di tutte queste teorie contrattualiste, eccetera, ma a mio avviso ama una cosa che a me piace molto,
quest'idea del bene coniugato con la fiducia del malato. Gli europei amano molto la fiducia, più che i contrattualismi, più che queste teorie, non è vero, procedurali, di matrice anglo-americana. Naturalmente la fiducia è una virtù, io mi sono occupato della bioetica delle virtù, insomma, questa è una cosa che adesso sulla quale non voglio annoiarvi, ma è importantissima, perché permette di uscire da quest'idea soltanto procedurale, contrattualistica, formalistica, neutilitarista, eccetera. Dove qui, se vogliamo salvare la medicina, qualcuno dice ma la medicina va male, c'è anche un modo per salvarla, oltre che dei problemi economici, c'è questo modo. Impostare il rapporto medico-malato su quest'altro punto di vista, che non è soltanto quello contrattuale, procedurale, eccetera, eccetera, che va per la maggiore, naturalmente, ma su quest'altra prospettiva, questa in cui è privilegiato il bravo medico, ma soprattutto il buon medico, il medico virtuoso, del quale il malato si fida. E naturalmente questo trova, poi smetto perché non voglio abusare della vostra cortesia, trova naturalmente qui anche geograficamente un centro di riferimento, perché questo problema è del medico virtuoso quindi di una medicina centrata sulle virtù e sulla virtù del buon medico e sulla virtù della fiducia rispetto a quella dell'impostazione contrattualista, trova qui nel mare Mediterraneo la sua culla naturale, perché chi ha parlato per prima delle virtù, voi sapete, è per sempre è stato il vecchio grande Aristotele, insomma, non è vero, questa cosa qui è... io ho scritto un libro, per cambiare, tanto tempo fa, ormai non c'è più, una ventina d'anni, lo chiamai Bioetica Mediterranea. Andai in America, dice, ma cosa dice? Siccome gli americani naturalmente vogliono tutti etichettare, ah, ho capito, spaghetti, pizza, tutta... ovviamente, naturalmente, no? Ma non era questo il problema. Volevo riferirmi a questa, giustamente, la dieta mediterranea, ovvio, è importantissima, non è vero. Ecco, ma io dissi no, il Mediterraneo è importante anche per questa storia delle virtù, che voi americani adesso studiate bene, perché c'è un revival delle virtù nel mondo americano adesso, ma che invece è contrapposto storicamente a questo mondo contrattualista, formalista, procedurale, quindi cose sono molto complicate tecnicamente. Ecco, e per questo lato a me piace molto, perché anche quest'idea della bioetica mediterranea, di una bioetica, come dire, del sud, e non in contrapposizione a quella del nord, che non significa niente questa cosa, ma come modo di... perché questo? Perché io penso che un rapporto medico-malato centrato sul malato, centrato sulle virtù, e naturalmente può costituire un principio di soluzione dei molti complessi problemi della medicina e del rapporto medico-malato, perché un buon medico, che ne è da non confondere per cortesia col bravo medico, ecco, può essere in grado naturalmente di affrontare questi complessi problemi della medicina attuale, perché sapete che la medicina è in crisi non solo per le questioni economiche, di macroeconomia, eccetera, eccetera, ma anche perché il medico non ha più il potere di nomina, lo sapete, il potere di un medico, oggi sembra molto meno. E molti dicono che forse sì, questa iniezione di bioetica, soprattutto di etica delle virtù, potrebbe essere, come dire, salutare, soprattutto se c'è un'impostazione dialogica, un'impostazione appunto che privilegia questo rapporto tra medico e malato, che non deve essere solo contrattualista, ma di quest'altra dimensione. Io penso che questo libro, almeno per questo lato, si lascia apprezzare, perché se si legge con attenzione si vedono, come dire, in nuce queste idee, che naturalmente per me sono molto suggestive, a tal punto che costituiscono anche in qualche modo un principio, come dire, di avvio, di soluzione di numerosissimi problemi che oggi sta vivendo la medicina del XXI secolo. Adesso ho usato della cortesia e poi... Grazie professor Sagnano, esaurita appunto questo capitolo importante del testo, il rapporto tra medico e malato, medico e etica e medicina,
Ora ci spostiamo lentamente sull'altro versante, che è un versante di... sì, sì, è un versante spinoso. Cioè il problema, dico problema, perché è inutile che ci prendiamo in giro e facciamo finta di niente, no? Esiste un problema, un rapporto forse eccessivamente stretto, un abbraccio eccessivamente asfissiante tra medicina, tra sanità e gestione politica? Questa è una domanda che faccio all'onorevole Giusto, perché ha un'importante esperienza come presidente della quinta commissione sanità. Poi la stessa domanda ovviamente la facciamo all'onorevole Pionati, che conosciamo tutti, e chiedendo poi cosa poi la politica può fare concretamente per il miglioramento e per il funzionamento della sanità. Della sanità. Prego. Ho accettato con molto piacere di partecipare a questa discussione. Sono tra quei politici atipici che vengono anche evitati, non vengono invitati ai commenti, perché io non sono accomodato. Prima di dire qualcosa sul libro di Savignano, un professionista e un amico che conosco da tempo, non voglio lasciar cadere nel vuoto gli allarmi che il presidente dell'Ordine, il direttore Rosato e lo stesso moderatore hanno lanciato sul contesto. Di sanità si può parlare in tanti modi. C'è un modo che va di moda e che è quello di rappresentare le brutte notizie. Il grande Papa, Giovanni Papa XXIII, diceva: il bene non fa notizie. Se 6 milioni di persone in campagna quotidianamente ricevono un'assistenza dignitosa, non ne parla nessuno. Se succede un fatto, apre di cielo. Immaginate se i fatti di Santa Rita di Milano, se i fatti dell'Abruzzo, se i fatti di Marcelletti in Sicilia, se i disastri del Lazio fossero capitati al Moscati di Avellino o al Cardarelli di Napoli. Altro che i carri armati di Putin, era una invasione. E però del bene non si parla. Un altro saggio cinese diceva che raccontare quando è buio alla notte è arte facile, è meno. Alla classe dirigente è chiesto lo sforzo di accendere una luce, e cioè di indicare una strada, un percorso. E attenzione, non c'è un problema che riguarda la Campania, non c'è un problema che riguarda il centro-sinistra, il dolore non ha colore politico. E allora ciò che deve fare la politica, caro Scoppetti, sono molti passi indietro rispetto alla salute. E dobbiamo fare in modo che le nomine dei direttori generali, dei primari, dei combattenti del campo siano legate al merito, alla competenza, alla capacità. E questo è un difetto del mio schieramento politico e dello schieramento politico di centrodestra. Guardate, non si scandalizza nessuno se in America, come io mi auguro, dovesse vincere Barack Obama, che lo spoil system porta un gruppo dirigente che condivide quel progetto politico a occupare le leve del potere, come ha fatto Berlusconi in Italia prove. E capita così in tutte le regioni. Quando ha vinto Storace i direttori generali erano del centrodestra, quando ha vinto Bassolino sono stati del centro-sinistra. Il punto non è questo, perché è talmente larga la rete per diventare direttori generali che alla fine il merito finale è quello della sua appartenenza. Una laurea, 5 anni di direzione apicale, di
struttura di livello complesso. I vetti primari di una volta, oggi direzione apicale di struttura di seconda struttura. Beh, insomma, è un po' un vecchio contadino che diceva che una laurea è un bicchiere di vino. In questo paese ormai non se ne capisce nessuno. Ma le pubblicazioni scientifiche, la lista di attesa di quel medico, la competenza, la capacità, la conoscenza, che impatto hanno su questo sistema? Un impatto nullo. Ed è un punto che deve affrontare il governo, perché questa è legge dello Stato su cui non vi è competenza delle regioni e su cui deve intervenire la regione. Noi ci siamo mossi per mettere un po' di ordine sulle nomine dei primari. C'era una stranissima condizione. Si bandiva il concorso per primari di un dipartimento, di una disciplina, tutti idonei, il direttore generale sceglieva quello che gli era più vicino di casa, nella migliore delle ipotesi. Nelle peggiori ubbidiva gli ordini della politica, essendo un nominato. Il nominante esercitava questa prelazione. Non va bene, il primario ha la responsabilità della cura delle persone. Se è un fesso non bisogna farlo primario. Ha fatto una legge inapplicata, come buona parte delle leggi in questa regione, che fa di un concorso vero, con i punteggi 199, 98, per cui al direttore generale spetta la presa d'atto di indicare il più bravo. È una fantasia, è una illusione, ma o marciamo rispetto ad una politica che in sanità fa passi indietro per far fare passi avanti alla meritocrazia, o ci troveremo sempre di più in difficoltà. Seconda questione, noi viviamo un momento particolarmente delicato, non ha ricordato davanti. Vedete, cominciano ad esplodere tutte le regioni, perché noi riserviamo a questo modello di finanziamento della salute nel paese 6,1 del PIL prodotto in Italia. Ed è la percentuale più bassa di tutta l'Europa. Dunque in sanità non occorrono tagli, occorrono maggiori risorse. Altro che tagli, maggiori risorse, perché noi finanziamo questo modello attuale che si avvale della grande scoperta delle tecnologie e della ricerca, risonanza magnetica, aperta, TAC, e quant'altro vi è nella cosiddetta diagnostica per immagine, che non c'erano negli anni 60, tecnologie non ancora pensate, inventate. Allora c'era solo il medico di famiglia che ad Oculos guardava il cittadino, si arrangiava in una diagnosi e ne tirava fuori il percorso terapeutico. La qualità della vita ha portato la vita media a superare gli 80 anni e c'è una domanda sempre più forte di voler capire qual è la propria condizione di vita, il proprio stato di salute. Questo determina dei costi e una politica sanitaria, a prescindere dai costi, dall'economia, è una politica che naviga sulle nuvole, che non trova riscontro. E dunque è dovere nostro guardare ai problemi dell'economia, dei soldi. E dunque, stabilito il principio che il fabbisogno di salute è cresciuto e che occorrono maggiori risorse, c'è da fare una valutazione su come le usiamo queste risorse. Davanzo ha ricordato un dato terribile del dicembre. Questa regione aveva maturato, poi dirò come, 7,5 miliardi di debito, cioè 15 mila miliardi delle vecchie lire. Perché la sanità non era stata pensata per la cura delle persone,
ma per lunghi anni un sistema di potere, di costruzione di consenso elettorale, di clienti e di elettori. Senza egli. Oggi diciamo le verità, non andiamo da nessuna parte. Questo tempo è finito. C'è il tramonto. La sanità adesso ha il dovere di pensare alla salute delle persone. C'è sempre qualche fiducio nella migliore primiera di un cavallo, ma il sistema lo espederà. Perché abbiamo avuto questo disastro finanziario? Perché il sistema di salute era finanziato, responsabilità principale, onorevole Bini, ministro della sanità, come vedete io non è che nascondo la responsabilità del centro-sinistra, per chi mi conosce sa anche che non faccio nessuno sconto al mio presidente della regione. Perché sono un contadino di queste terre che si è cresciuto non sui sacri testi, ma sulla voglia intrinseca, interna, di rispondere alla propria coscienza, alla verità. Questo debito si è consolidato perché il governo aveva costruito il finanziamento della salute su due condizioni antimeridionaliste. La spesa storica da una parte, e l'anzianità della popolazione da un anno. E se la classe dirigente del passato ha costruito un modello di sviluppo che ha portato migliaia, milioni di persone dal mezzogiorno verso il nord del mondo, il nord del paese, è del tutto evidente che in quel pezzo di paese ci sono l'economia, le università, la ricerca, il lavoro, i servizi, i trasporti. Struttura che eroga in fase di emergenza, cioè gli ospedali. Finanziare su questo principio significa riconoscere una quota di risorse superiore a quella parte di popolazione che sta sopra di loro e una parte inferiore al mezzogiorno. La seconda condizione, se questa è una regione ad alta natività, 65.000 bambini nascono ancora, non li troviamo nel Veneto, non li troviamo in Piemonte, non ci sono in Lombardia, significa che è da questo punto di vista una regione relativamente giovane dal punto di vista natale. Per questa seconda ragione la Campania prende meno soldi di altri territori. Questo modello ha portato a riconoscere, per esempio, per il cittadino della Liguria, un rimborso del sistema sanitario nazionale di 1.500 euro pro capite, per le stesse regioni un rimborso di 1.320 euro per il cittadino campano. Moltiplicate per 5 anni, moltiplicate per 6 milioni, avete il quadro di quel disastro almeno per il 60%. Eppure l'infarto colpisce a Bergamo e a Catania allo stesso modo. Il più universale dei diritti lo abbiamo trasformato nel rapporto con l'economia e il finanziamento del sistema della salute in un principio di iniquità sociale. Ovviamente vi rendete conto che vi è un'altra parte su cui dobbiamo discutere, ed è quel 40%. Il direttore Rosato ha ragione, ma figuratevi se con una delibera amministrativa si otteneva il 20% di riduzione della spesa sanitaria, vuol dire che stavamo in una regione di imbroglione, perché ora erano gonfiati prima i sistemi di spesa delle ASL, delle aziende ospedaliere, o si sono tagliati i servizi dopo. Delle due lune. Quello è un tentativo e fin quando si chiede, è un po' come i pareri, caro Pionato, non si dice più in maniera neutra all'avvocatura lasciami un parere, si dice dammi un parere favorevole.
l'avvocatura dipende da quella politica e la politica chiede già la soluzione, la copertura. Tant'è che molti magistrati, certo bene, non vengono più in considerazione i pareri proprietari. Non funziona. Se noi adesso non mettiamo le mani sul sistema sanitario regionale con una razionalizzazione interna delle nostre disponibilità. Sono giorni in cui girano molti santi di cartone, eroi che difendono presidi ospedalieri perché da qualche parte si vuole chiudere, si è chiuso. In Campania noi non dobbiamo chiudere nulla, ma in Campania dobbiamo rivoltare come un calzino il sistema delle nostre strutture ospedaliere. Non è possibile illudere i cittadini che c'è un pronto soccorso da qualche parte e non c'è emodinamica e non c'è cardiochirurgia e non c'è neurochirurgia, perché se si porta un malato lì si ha minore aspettative di vita per quella persona. Dobbiamo dire la verità ai cittadini. Se c'è un presidio che non può fare la rete dell'emergenza perché è di alta specializzazione, di altissimi costi, dobbiamo rendere conto che lì in quel luogo bisogna fare altre cose. Una provincia come quella di Salerno, il tempo è Caroni, ma devo dire qualcosa sul libro, abbiamo per meno di 900.000 abitanti costruito 18 ospedali pubblici, e sono tutti 18, pronto soccorso, emergenza, urgenza. Dove vogliamo andare? In qualsiasi paese moderno, su base di 500.000 di persone si organizza una struttura di eccellenza e poi deve funzionare medicina al territorio, medici di famiglia. Cosa sono queste guardie mediche così? Nella rete dell'emergenza, nei pressi più lontani e lì soccorsi, ma diamo aspettative di vita alle persone. E allora dobbiamo fare molto. Vengo al testo, chiedendovi scusa per qualche arronzatura, ma ho visto che ho già splafonato rispetto ai miei colleghi, ma ripeto, non mi piace andare in un posto per fare salame vecchio e dire il posto, fin quando me ne fanno muore. Savignano tende un'esperienza inedita, poi gli dimostro che ho letto il libro perché lui me l'ha dato con sospetto. Pagina 120 parla di una mia legge, una delle tante, purtroppo inapplicabile. Perché fa un'esperienza inedita? Perché non scrive, lasciatelo dire da chi qualche libro lo ha scritto, un libro. Fa di più, fa dire ad alcuni soggetti della vita quotidiana ciò che lui pensa, il sentimento popolare rispetto al grande pianeta della sanità, e sono i suoi dialoghi, le sue interviste, i suoi colloqui che rappresentano un racconto leggero che dal punto di vista della comunicazione è di straordinario impatto. Spesso noi scriviamo libri per addetta ai lavori e lo riempiamo di tante cose che sono misconosciute ai grandi numeri. Il pregio di questo testo, di questo sforzo, è quello di non parlare ad un ceto di riferimento, ma di voler parlare al grande pubblico, alle persone. Elabora così e snocciola senza zone d'ombra un tratto significativo del nostro pianeta sanitario. E poiché può incontrare in questo sforzo, diciamo così, collettivo, una difficoltà il cittadino semplice, se si mettessero insieme tutte le sigle inventate in sanità impazzirebbe anche un computer. TAC, DRG, PET, triage, e Dio solo sa che cosa ci siamo dovuti inventare. Savignano, consapevole di questo limite, arricchisce il suo testo di numerosissime note che rendono leggibile. Sto concludendo veramente. No, io ho questo compito in grado di... No, hai ragione, hai ragione. Lo dico solo perché adesso sul testo volevo dire qualcosa, anche per suggerire a chi c'è di fronte di leggerlo, perché è uno sforzo importante. E quando più diffondiamo come siamo messi,
tanto più è semplice probabilmente uscirne da questo tunnel e mantenere però il diritto alla salute. Savignano fa questo sforzo e non nasconde le cose. Non ho il tempo di leggervi alcuni tratti del testo, però nel flash numero 5 racconta nel pronto soccorso che succede. Uno fa un incidente con la macchina e l'assicuratore, ma tu sei andato al pronto soccorso. Ovviamente quello non c'entra nulla, ma sempre si inventano qualche frusta al collo, 3 o 4 giorni, qualche cosa di soldi in più, non funziona. Così quello che ogni anno e mezzo, pensando che mamma sanità può consentirsi di tutto, dice, mo me ne vado 3 o 4 giorni dall'ospedale, mi faccio una messa a punto, si porta la macchina a fare il tagliando dal meccanico. Questo ingolfa i pronto soccorso. Cardarelli, ogni 30 secondi c'è un intervento, un ricovero. Le liste di attesa si determinano così per un uso scorretto della struttura. E poi, vado avanti, lui non si piega di fronte al sistema dei baroni universitari, né dei grandi leader della sanità. Ho letto come parla di Veronese di me. Voglio dire l'ultima cosa. Nella parte finale del testo Savignano si chiama ad una responsabilità e chiama il corpo medico. Diceva Socrate che quando un cittadino pensa di sapere, tanto più da non sapere ti trovi di fronte a un cretino. Se questo capita in sanità, quello è un cretino che fa danno. Voglio parlare della obbligatorietà della formazione, che però non può essere quello che abbiamo conosciuto. Un giorno di permesso, un foglietto volante e poi ognuno a fare cose dei fatti propri. La ricerca, gli IRCS, le università, il mondo delle professioni sanitarie ha il dovere di un aggiornamento permanente, perché la salute delle persone ha diritto al medico. E infine, anche temi delicatissimi come quelli della bioetica, dell'eutanasia, della morte dolce, trovano nel testo di Savignano non l'arroganza di dare una linea, ma un punto di vista che non nascondendo le proprie opinioni rispetta molto quelle altrui. Chi può acquisti questo libro, che è anche un grande editore, il Sole 24 Ore, perché c'è da arricchirsi. Grazie. Lì in segreteria all'ingresso è disponibile qualche testo da acquistare, quindi chi vuole può ricasitare. Insomma, io chiedo scusa se tengo il tempo, il ritmo, ma insomma un cattivo ci deve essere qua in mezzo, quindi insomma lo faccio io. Allora il dottor Rosato voleva aggiungere un flash sul testo, poi l'intervento dell'onorevole Pionati e in breve immagino insomma i saluti dell'amico Giovanni Savignano. Io volevo soltanto dire una cosa, che se ho visto bene, se ho letto bene, la filosofia del testo, tutte le cose che ha detto Angelo, portava ad un raccordo molto forte come proposta tra ospedale e territorio. Perché nei vari, sia nei flash del primo soccorso, sia nelle varie interviste che l'autore aveva fatto con i vari personaggi, viene pure una cosa importante, che c'è un rapporto conflittuale tra due momenti di risposta sanitaria, che è il territorio e l'ospedale. Noi non abbiamo la possibilità di poter mantenere questo tipo di discorso. I due rapporti non sono conflittuali, devono essere integrati, devono essere soprattutto legati da una continuità dell'assistenza. Perché se tu poni il cittadino, quindi il paziente, al centro di ogni tipo di discorso, non è importante chi fa la prestazione. È importante la cura, è importante la possibilità di poter determinare nel cittadino una risposta completa. Quindi il discorso della rete del paziente cronico, del paziente fragile, del paziente disabile, la cura della riacutizzazione, la cura dell'emergenza. Se anche noi facciamo un discorso oggi di poter evitare che l'ospedale sia un polo di centrale, quindi l'ospedale centrico, e vogliamo naturalmente investire, così come si sta investendo sul territorio, l'ultima ricerca che ha fatto Cercas con la FIASO
porta naturalmente a dire che circa il 52% della spesa oggi è rivolta al territorio, mentre prima era rivolta all'ospedale. Benissimo, noi siamo contentissimi di questo tipo di discorso, però abbiamo necessità che ci possa essere realmente una integrazione forte tra il territorio, e questo si può fare soltanto con i discorsi integrati. E il fulcro del medico che deve guidare questo tipo di discorso nei momenti dell'utilizzo di una parte e dall'altra non può essere che il medico di medicina generale. Quindi è il medico di medicina generale che diventa il motore della possibilità di seguire questo paziente, indipendentemente da come si risolve. Solo in questa ottica noi abbiamo la possibilità di poter avere anche un utilizzo razionale delle risorse, altrimenti noi ci troveremo sempre nelle condizioni di poter fare in modo che i pronto soccorsi verranno naturalmente sempre più ingolfati. Vi dico un dato: 1 gennaio 2008, 30 giugno 2008 sono state fatte di pronto soccorso all'ospedale civile di Avellino 14.000 prestazioni radiologiche, sono state fatte circa 2.800 ecografie, sono state fatte circa 3.000 TAC. È impossibile poter fare questo tipo di discorso. Bisogna far sì che, parlando insieme, dando ad ogni tipo di responsabilità, ad ogni tipo di professionista, sia della continuità assistenziale, sia dell'emergenza, sia il medico di medicina generale, sia soprattutto il distretto deve essere parte integrante della risposta sanitaria nel posto acuto, quindi nella divisione protetta. Se non si riesce a poter realizzare questo tipo di discorso tra professionisti, è necessario naturalmente che o la politica o la gestione, ma anche l'ordine dei medici, faccia la sua parte. Grazie. Prima dell'intervento del... un po' di silenzio, signore, per favore. Signore, prima dell'intervento dell'onorevole Pionati, io voglio ricordare solo una cosa, che cioè c'è stata una sentenza della Corte dei Conti di qualche mese fa che appunto affermava proprio questo, metteva in evidenza l'enormità della spesa per la diagnostica e qui insomma metteva in evidenza l'impossibilità. Quindi in qualche modo, così lo dico a modi di battuta, ma insomma il testo di Giovanni è stato premonitore, ma più che premonitore io dico è talmente ben documentato che ha messo in evidenza questi aspetti che poi sono arrivati addirittura ad essere sottolineati dalla Corte dei Conti. Onorevole Pionati, esiste un caso Campania nella sanità? Sicuramente un caso Campania esiste, ed è anche purtroppo enfatizzato, perché in questa fase, lo dirò alla fine del mio intervento, noi abbiamo anche dei problemi di autotutela da dover mettere in campo e da dover sostenere. Io spesso ho condiviso le posizioni dell'amico Giusto e anche in questa occasione mi ritrovo molte delle sue analisi, delle sue parole, prescindendo da posizioni politiche che di fronte a emergenze come quelle della sanità non hanno ragione di essere. Le persone intelligenti e civili bisogna convergere sulla soluzione dei problemi, non sull'ideologia di partenza, anche perché insomma, soprattutto oggi che le ideologie non ci sono più. Io volevo dire una cosa molto rapida in apertura, non in chiusura, per differenziare un po' questo da Giusto. Non si sente, forse. Così va bene? Va meglio? Anche per differenziarmi un po' da Giusto, avendo detto che condivido gran parte delle sue analisi, io parto molto rapidamente con un giudizio positivo che ho già espresso nella conferenza stampa che abbiamo tenuto alla Camera sul libro di Giovanni. È un libro che dal punto di vista proprio narrativo è piacevolissimo da leggere e lui è riuscito in sostanza a trasformare un'opera di saggistica in un'opera di narrativa, perché quel dialogo reato, simulato, elaborato che sia stato tra il paziente, il medico, quell'intreccio rende il tutto molto godibile. Immaginate un libro di questo genere fatto in forma didascalica, di saggistica pura, sarebbe stato un mattone onestamente indigesto. Stasera ne avremmo tessuto comunque le lodi perché obbligati dal dovere di ospitalità, ma l'avremmo fatto malvolentieri. Invece voi verificate che noi ne parliamo con sincero apprezzamento, perché abbiamo veramente, almeno io, come anche Giusto, ma penso tutti, al di là dell'aspetto tecnico che peraltro mi compete in modo marginale, abbiamo molto apprezzato lo stile
E questa è una cosa che fa piacere, perché se la saggistica si fa influenzare anche dalla buona narrativa, diventa molto più godibile e quindi molto più diffusa. E quindi un invito anche indiretto, ovviamente, a leggere, a comprare e a leggere questo libro, perché ne avrete un doppio beneficio come elemento, diciamo, di narrativa e come elemento di saggistica. Diceva Sorbettuno del caso Campania. Il caso Campania c'è, è clamoroso. E la Campania, per le ragioni che diceva Giusto, ma anche per altre ragioni sulle quali oggi comunque non è il caso di soffermarsi, per ragioni evidenti di tempo, è l'unica regione al mondo che è riuscita a cartolarizzare i debiti della sanità. In genere si cartolarizzano i crediti, c'è qualcosa che tu devi avere, e quindi dice a una banca: perché io devo avere da questo soggetto dei soldi se tu cortesemente mi anticipi scontando il tasso di interesse. La Regione Campania è riuscita invece a capitalizzare e a cartolarizzare i debiti, che è un'operazione onestamente abbastanza folle, soprattutto in presenza di una incapacità che si sta manifestando in tutta la sua gravità a invertire la tendenza, cioè a non fare, a non accumulare più debiti. Cioè non, la soglia di sbarramento che dovrebbe servire a fermare il debito e quindi a poterlo poi restituire nel tempo, non si è riuscita a stabilire da noi. Ci sono degli inviti, c'è la buona volontà di amministratori capaci come Rosato, che chiaramente fanno il possibile, però complessivamente la macchina sanitaria della nostra regione non riesce a fermare l'ingordigia di danaro pubblico. Questo è un elemento che si presta a una doppia analisi. Noi dobbiamo essere critici, ma dobbiamo anche essere saggi nella conclusione. La critica è dura, è seria, è pesante. Il libro l'analizza e c'è la prefazione fatta dal nostro comune amico che poi dell'erario, che poi ha deciso poi la pubblicazione del libro, che dice testualmente: la sanità è l'ultima terra di conquista per il voto di scambio e le carriere politiche. Ed è così. Nelle regioni meridionali questo è particolarmente, diciamo, sentito, intenso e sfruttato, per una ragione molto semplice: perché la sanità assorbe l'80% delle spese di una regione. Quindi è evidente che il grosso, il capitale, diciamo, investito da una regione in termini anche di iniziative rivolte al pubblico, quindi diciamo così di iniziative di investimento sociale, è rappresentato dalla sanità. Per cui gestire il patrimonio della sanità significa avere contestualmente una grande capacità di contatto diffuso sul territorio con l'opinione pubblica e quindi un tentativo poi di ritorno clientelare o in termini elettorali. Questa è una cosa evidente e, ripeto, prescinde da un'analisi politica, perché come giustamente diceva Giusto, scusate la ripetizione un po' cacofonica, in una regione dove ha vinto il centrodestra è stato quel meccanismo ad essere utilizzato, così come nelle regioni dove ha vinto il centrosinistra. Quindi non è un problema di qualità politica o di maggioranza che governa, è un problema proprio di cultura di governo e di cultura di amministrazione. Io sono molto preoccupato perché, rispetto per esempio alle proposte che faceva Giusto di riforma, io ho il sospetto che siano tutte cose insufficienti, perché creata, come si è fatta la legge, è creato l'inganno. Se si creano delle graduatorie di titoli, poi bisogna vedere quei titoli come sono stati acquisiti. Cioè la politica, se vuole truccare le carte, le riesce a truccare a tutti i livelli. Cioè si possono disegnare, credo che voi lo sappiate meglio di me, delle figure professionali, come dire, fatte ad hoc per determinate persone che poi, guarda caso, andranno a vincere quei determinati concorsi. Cioè si disegnano delle cose prima, come se fossero delle confezioni sartoriali che poi devono essere indossate da determinate persone. Quindi non sottovalutate mai, lo dico da politico neofita, perché ci sto in politica solo 3 anni, la capacità della politica di stravolgere le regole oppure di creare una regola e contestualmente di trovare il modo per aggirarla. Io credo piuttosto a un meccanismo radicale di innovazione, che è un fatto culturale di civiltà. E se volete la mia opinione, poiché non credo, ripeto, nella progressione di una riforma affidata al buon cuore dei politici come così al buon cuore degli amministratori, un fatto radicale dovrebbe essere quello di dare la capacità ai pazienti di giudicare, come si fa in certe università americane. In certe università americane gli studenti decidono il futuro dei loro professori, perché a fine corso, se il professore è stato bravo e giudicato tale da loro, va avanti, se no il lettore lo sostituisce. Secondo me è un fatto traumatico, ma prima o poi dovremmo arrivare, dovranno essere i pazienti a determinare la qualità dell'assistenza sanitaria e quindi quali settori e quali compartimenti debbano essere finanziati e andare avanti e quali no. È inevitabile, ma prima o poi ci dovremmo arrivare, perché io alla, ripeto, alla progressione di una piccola regola che cambia e sia autocorretto, non credo.
perché l'Italia è una hai voglia di dire, io penso che l'Italia sia un paese che sta soffrendo, se non morendo, di riformismo, perché noi abbiamo sempre questa capacità di riformare, legiferare, però alla fine non affrontiamo il nodo strutturale. È un aggiustamento progressivo che produce pochi benefici e molti svantaggi. Il primo dei tutti è una grande confusione e una grande incapacità di distinguere le cose. Quindi secondo me occorre qualcosa di traumatico. Anche in termini politici, per questo penso di essere credibile, io non sto proponendo un cambio di maggioranza radicale, cioè che vinca una coalizione piuttosto che un'altra, perché se il meccanismo di cui poi quella coalizione può dotarsi è lo stesso, a me che una cosa la faccia male il Bassolino, la faccia male Storace, ci interessa molto poco. Io vorrei che una cosa la faccia bene qualcuno, magari qualcun altro non la faccia bene, cioè interessa la qualità dell'assistenza. E a questo punto io non noto più la possibilità, ripeto, di autoriforma del sistema se non in presenza di un fatto o di un atto traumatico. In Campania questo fatto, che questo atto traumatico è probabilmente arrivato, ed è l'insostenibilità dei conti economici. E qua arrivo al punto, diciamo, conclusivo, ma insomma anche abbastanza preoccupante. È facile ed è giusto, come ha detto giusto e come ripeto io, dire che la politica deve fare passi indietro e affidarsi alla competenza dei medici, cioè deve essere voi. Secondo me il meccanismo perfetto è che voi dovete gestire con autonomia assoluta le strutture sanitarie, ma dovete essere sottoposti al giudizio dei vostri pazienti. Così come il politico ha il dovere, la possibilità di gestire il potere politico, ma poi deve rispondere al corpo elettorale di quello che ha fatto ed essere premiato o bocciato per quello che ha fatto. Ma ripeto, tutto questo secondo me non basta, c'è un fatto traumatico, necessario. C'è il problema dell'incompatibilità dei conti. E a questo punto viene anche se non c'è stata la domanda in questo senso, ma è una domanda logica, ma voi politici che pensate di fare per migliorare il sistema? Quando io parlavo prima di autotutela, noi siamo in un periodo, giusto, non ha toccato l'argomento perché è rimasto sul terreno, diciamo, dell'analisi storica, soprattutto su base regionale del fenomeno, e come al solito è stato lucido e preciso e condivido quello che ha detto, ma c'è un problema nazionale che in questo momento per noi è drammatico, cioè le ipotesi di riforma federalista. Questo è il problema fondamentale, cioè la via per una modifica traumatica del sistema, che viene anche interpretata poi come una via di possibile ricerca di un consenso nel nord del paese, perché non a caso questa è una cosa che cavalca la Lega, è identificata come la chiusura progressiva dei rubinetti di risorse pubbliche destinate al Mezzogiorno d'Italia. Ed è di fronte a questa necessità di autotutela che noi dobbiamo fare come classe politica fronte comune, perché qui c'è il problema di una riqualificazione del sistema sanitario, c'è il problema di una di un miglioramento complessivo dal quale tutti noi, soprattutto a livello regionale, dobbiamo operare e darci da fare, ma c'è un problema preliminare, c'è quello di dare una prospettiva di sopravvivenza e di sviluppo al sistema sanitario nazionale, perché se la riforma federalista è quella ipotizzata dalla Lega dovesse passare sotto i ricatti della Lega in quella forma, cioè senza delle compensazioni, delle forme di solidarietà, noi non saremmo in grado di garantire più l'assistenza sanitaria di qui a 2-3 anni in questa regione. Ci sarebbe una drammatica chiusura, altro che di un reparto in un ospedale, di interi ospedali. Perché se il problema è, tradotto in pratica, ve lo dico, come dire, penso che voi non siate molto competenti di materie legislative, come io non sono competente in materie mediche, no? Il discorso è, voi dovete gestire le risorse che avete e fare tutto quello che potete con quelle risorse. Finite con le risorse, chiusi i rubinetti. Significa che in Campania, dove si va dopo 6 mesi, in genere non si riesce più a pagare le farmacie, gli ospedali, che facciamo? L'assistenza sanitaria un giorno sì, un giorno no, non riesco a capire quale altra soluzione c'è. Quindi di fronte a questo, che è un pericolo molto più grave del malfunzionamento del sistema, un pericolo proprio mortale, esiziale, di sopravvivenza, noi dobbiamo fare fronte comune con un impegno, poi una riforma seria, perché le due cose viaggiano, diciamo, parallelamente. Io me la sento di fare una battaglia, diciamo, all'ultimo sangue contro la Lega, sperando che ovviamente parti più intelligenti della maggioranza capiscano che non si può fare una riforma che passi come un rullo confessore sull'esistente, però capisco anche che bisogna offrire in cambio qualcosa, cioè bisogna dare in cambio una prospettiva di risanamento certo delle nostre economie e della nostra gestione, perché se no la Lega su questa campagna ci fa il doppio dei voti. Perché ripeto, quando se la Campania è indicata come una regione che ha cartolarizzato i debiti, diventa una barzelletta internazionale sulla quale al nord la Lega fa i voti a pioggia.
Quindi bisogna dire non si può fare quella riforma, però c'è un altro modello rispetto al quale noi ci impegniamo, che è un modello per determinare un'economia, una gestione virtuosa della sanità. Quindi questo è il doppio binario sul quale io mi sento di dare il mio impegno personale, quello del mio partito, e soprattutto di chiedere una convergenza di forze politiche che sia una convergenza nell'interesse del Mezzogiorno. La battaglia federalista in questo momento è una battaglia non di bandiera, ma di sopravvivenza delle regioni meridionali su alcuni fronti importantissimi, come il primo di tutti quello della gestione della sanità. Per cui è un grido d'allarme che io rivolgo, e anche un invito, come dire, a riflettere, perché voi dobbiate e possiate indicare delle forme di riforma della gestione del sistema sanitario che siano credibili e che possano impedire alla, diciamo, alle tentazioni nordiste di questo paese di dilagare, di prevalere e di annullarci. Noi purtroppo, e concludo, abbiamo questo handicap, che è un handicap estremamente pesante e pericoloso, cioè di una immagine che noi abbiamo sicuramente contribuito ad alimentare, ma che è stata ad arte gonfiata attraverso la comunicazione, i mass media, per cui l'associazione della regione dell'immondizia, la regione della malasanità, la regione della camorra, la regione della disoccupazione, ci rendono ai limiti della difendibilità. Non è facile oggi, quando anche noi riuniamo i nostri gruppi parlamentari, oggi è rimasto solo quello della Camera, e io faccio degli interventi, vedo che anche i miei colleghi del nord, del Veneto, della Lombardia, del Piemonte, storcono il naso, hanno grande difficoltà a tornare sui loro territori a dire l'UDC ha preparato una proposta di legge per la campagna, per la Sicilia, perché oggettivamente il clima nel paese è un clima di ostilità nei nostri confronti, perché quando c'è la crisi economica che oggi c'è, è evidente che nessuno è disposto a dare risorse. Insomma, la solidarietà passa in secondo piano, c'è una chiusura egoistica delle regioni ricche rispetto a noi. E allora noi, di tutto il panorama nazionale, abbiamo questo triste primato di essere la regione, oggettivamente, che si presenta peggio, che ha cattivissime, insomma, immagini molto negative e una pessima possibilità di difesa. Quindi, ripeto, al di là dell'analisi, io non faccio strumentalizzazione politica, non ho proprio nemmeno in questo momento la condizione psicologica per potermi offrire a degli scontri insensati, perché sono stato toccato negli affetti, e quindi la differenza, così, che ho sempre avuto come riferimento tra la propaganda e le cose serie, in questo momento è ancora più evidente. Però noi dobbiamo convergere soprattutto su questo: da un lato per fare muro contro una riforma federalista che distruggerebbe molto di quello che abbiamo, della tutela sociale delle nostre regioni, però dall'altro essere in grado di proporre un modello virtuoso che sia credibile e che dia carburante e forza alla nostra possibilità di difesa. Ed è su questo fronte, su questa battaglia, che voi potete avere sicuramente un ruolo importantissimo anche come ordine nazionale, che dovete sicuramente potete coinvolgere la vostra categoria a livello nazionale, e quindi su questo fronte che io vi invito molto alla riflessione e alla collaborazione. Grazie. Di solito l'autore non parla nelle presentazioni dei libri. Presidente Antonio Davanzo, che io ringrazio di cuore per questa ospitalità, ha voluto che io concludessi in modo o nell'altro questa manifestazione. Beh, io innanzitutto ringrazio voi che siete venuti oggi, anche e soprattutto coloro dalla provincia, perché venivo da Avellino. Vi devo ringraziare per volte, venire qua in quest'aula molto calda, tutto a sentire discussioni sulla sanità. Molti non sono medici qua, ringrazio soprattutto quelli che non sono medici, perché avere questa attenzione, questo stimolo alla conoscenza, insomma, mi fa piacere, perché noi non possiamo chiuderci, isolarci nel nostro mondo e parlare tra di noi. Anzi, come dicevano qua i datori, sia giusto che più avanti, insomma, di uscire un po' fuori le nostre mura. Detto questo, se mi è consentito, vorrei ricordare un collega che non è qui questa sera, perché ho lavorato in altri fini, il dottor Sipanotti di Lusco, che è scomparso recentemente, che sarebbe stato sicuramente tra di noi, ma la mia solidarietà alla famiglia. Possono continuare l'opera del
genitore, soprattutto nella onestà intellettuale e professionale. Per quanto riguarda i relatori, il dottore D'Avanzo, che io spesso leggo, oltre che ascoltare, leggo sui nostri giornali, sulle manifestazioni, molto attivo, anche perché è molto sensibile, lo problema della deontologia, e io lo suggerisco di continuare sempre, perché le voci vanno, bisogna insistere affinché si sensibilizzi sempre di più. Quindi grazie al dottore D'Avanzo per quello che fa, per come ci rappresenta. Anche io nel libro sono stato anche un po' critico provocatoriamente con l'ordine dei medici, nel senso di dire che purtroppo non ha nessun potere l'ordine dei medici in Italia, e quindi c'è troppo quello che fanno i nostri colleghi che ci rappresentano. Poi permettetemi di ringraziare il dottore Antonio Scorpettuolo, che si è prodigato, mi ha aiutato ad organizzare, non è la prima volta che io organizzo manifestazioni, lui stesso è uno scrittore, pubblica libri di economia, comunque io sinceramente lo ringrazio perché ha fatto un altro sforzo nell'interesse di noi medici. Poi il dottor Giuseppe Rosato, che oltre a essere direttore generale di medico, ha lavorato prima di diventare direttore, ha lavorato in prima linea, quindi io conosco da tanti anni e lo ringrazio perché ha manifestato i limiti anche del direttore generale questa sera, anche se magari queste tematiche richiederebbero giorni di approfondimento. Stasera si tratta solo di una comunicazione, anzi siamo andati un po' oltre quello che è una semplice rappresentazione di un libro. In ogni caso lui ha difficoltà ancora maggiori, che essere medico ed essere poi economista della medicina crea dei conflitti anche suoi verso se stesso, perché deve dar conto a se stesso come medico e a se stesso come gestore economico. Il professore Armando Savignano, Savignano è un cognome che anche ad Avellino ci sono delle famiglie qua che in ogni caso hanno espresso anche dei grossi professionisti che sono in giro per l'Italia, e in parte origine dal comune di Gesualdo dove io risiedo. Quindi il professor Armando Savignano, che insegna all'Università di Trieste, è un autore conosciuto all'estero sia per aver tradotto autori importanti stranieri in Italia, soprattutto spagnoli, ma sia perché lui ha scritto moltissimo sulla filosofia morale, sulla virtù, sulla bioetica, che lui molto ha sottolineato. Quindi avere qua, dopo tanti anni che lui mancava da Delfinia, io sono contento sia per lui che ha ritrovato un po' della sua terra, sia per noi che abbiamo avuto l'occasione di averlo qua e di comunicarci un po' anche in maniera sintetica il suo pensiero. Quindi grazie al professor Armando Savignano. Per quanto riguarda i presenti, ho visto con piacere il dottore Santucci, con il quale le invenzioni hanno lavorato all'inizio nei poliambulatori di Avellino, e quindi averlo visto qua dopo tanti anni mi ha un po' emozionato, perché io ero giovane radiologo, quindi mi ricordo perfettamente di qualche consiglio che mi dava, quindi averlo visto qua, sembra un sopravvissuto nei vecchi poliambulatori, quando allora funzionavano, diciamo anche la verità, perché forse col tempo si sono deteriorati. Inoltre, se mi è consentito, un saluto particolare ai miei colleghi radiologi, che faccio il radiologo, vedete qui la professoressa Lenzi, il professore Lombardo, il dottore Flammi, ripeto, i radiologi, perché io sono partito dal posto del radiologo che guarda il mondo sanitario, perché noi facciamo un sacco di accertamenti, richieste ai colleghi, quindi voglio sottolineare poi la presenza del dottore Biondi della Segreteria Nazionale del Sindacato Radiologi, che è venuto qua a onorare questa presentazione, per cui, ripeto, non vi voglio nominare tutti i colleghi che stanno qua, con i quali ho condiviso attività lavorative quando ero in Altepinia e ad Avellino. Ringrazio anche i giornalisti che sono venuti qua, mi hanno dato attenzione, mi hanno dato un po' di importanza a me e al libro, ma l'hanno fatto nell'interesse, diciamo, di coloro che dovevano leggere. Ringrazio coloro che attraverso le informazioni cercano di divulgare il pensiero, perché il mio è un contributo, non è che magari avessi la soluzione del problema, è un contributo, cerco di informare gli addetti ai lavori che ha la responsabilità della gestione sanitaria. Poi ho qui alla mia sinistra l'onorevole Leonardi, i quali sì, hanno condiviso delle sinergie di vedute nel futuro della nostra terra, quindi ringraziamo loro che difendono la nostra terra, quindi in questo momento è in Italia, anche se magari partono da visioni diverse, come è giusto che sia. L'onorevole Leonardi, in ogni caso, io oltre, diciamo,
a ringraziarlo come parlamentare, ma lo ringrazio perché lui è un giornalista parlamentare, accreditato, diciamo, solidificato, convenzionato intellettualmente in una maniera molto equilibrata con le nostre esperienze, e quindi avere da lui un giudizio sul libro, io, diciamo, gratifica di più come giornalista e anche come parlamentare. Quindi, inoltre, l'onorevole Leonati di recente ha avuto una perdita in famiglia, quindi, diciamo, averlo qua per me è stato un'ulteriore soddisfazione, e conoscendo la storia del suo genitore scomparso in Avellino, che nella pratica politica emanava oggettivamente onestà intellettuale, che gestione politica nella storia di questo comune di Avellino, io credo che è un esempio di vita, e mi auguro che coloro, anche lui stesso, portano avanti questo modo di gestire la vita pubblica e la cosa pubblica. Quindi grazie e grazie. L'onorevole Giusto, io conosco da tanti anni, perché lui, diciamo, è un assiduo frequentatore eletto democraticamente sempre con consenso della Regione Campania. Anni fa si interessava ai lavori pubblici, quando io l'ho conosciuto, ma poi dopo sono 7 anni, mi pare, che si interessa di sanità, quale presidente della commissione della Regione Campania. È una persona molto seria, fa quello che dice, fa, è un testardo, tant'è che io ricordo la legge sulla diagnostica sulla senologia in Campania, lui l'ha voluto fortemente, anche se io ho fatto qualche appunto che poi in maniera costruttiva per risolvere qualche problema che è sorto in corso d'opera. Però lui, una persona molto seria, fa sempre proposta, ha polemizzato con il suo partito, ha polemizzato con il presidente Bastolino, insomma ha preso posizione a volte anche di si è dissociato, voglio dire, lui che ha lavorato, e quindi non possiamo non dire è bene che ci siano le persone come Angelo Giusto della Regione Campania. Tuttavia, purtroppo, noi che abitiamo in Campania, io fortunatamente ho parlato del problema nazionale, perché andare a parlare del problema della Campania sulla sanità è una cosa talmente complicata e difficile, perché c'è una grossa disinformazione. Quindi purtroppo, nonostante l'impegno di Angelo Giusto, dell'onorevole della Regione, del Presidente della Regione, purtroppo dell'assessorato alla sanità, la gente in Campania si lamenta. In Campania la popolazione si lamenta, la popolazione viaggia fuori regione. Io mi trovavo a Milano nel mese di giugno per un incontro con un giornale scientifico che mi ha invitato a parlare del Libero, e scoppiò il caso della clinica Sant'Elite. Quindi la giornalista mi chiese, dice, tu che cosa pensi qua della regione Lombardia? Come mai succedono queste cose? Allora io ho scherzato, ho detto, guarda, se lei si legge il Libero, può darsi che non ha qualche risposta, perché mi resi conto che anche la regione Lombardia, con tutto il meccanismo di attuazione e di riforma, aveva dei problemi. Ma soprattutto la giornalista mi fece notare che io mi ero permesso di fare qualche appunto al grande professor Veronesi e a Renzo Piano, architetto, che costruisce le cliniche del professor Veronesi. Allora io dissi che l'alta velocità fosse servita a portare noi del sud nelle cliniche del nord. Allora, se l'alta velocità è servita a questo, è vanificato il lavoro che fate voi politici e che fanno gli operatori. Quindi speriamo di riequilibrare questo sistema, che va riequilibrato, perché noi abbiamo nel sud una potenzialità enorme di persone che sono inversamente proporzionali al servizio offerto. Quindi, nonostante l'impegno, ripeto, la regione Angelo Giusto, dell'impegno politico, purtroppo nella regione Campania ci sono coloro che si lamentano i farmacisti, i laboratori di analisi, i medici ospedalieri, i medici di famiglia, i pensionati, le case di riposo, i malati terminali, c'è una lamentela diffusa. E allora è bene che ci sia una riflessione. Con questo spirito, con l'invito alla riflessione di coloro che hanno la responsabilità politica, mi auguro di aver dato un contributo al miglioramento della sanità. Io non ho dato soluzioni, non ho il ruolo di dare soluzioni. Io ho raccontato i fatti sul quale è bene riflettere, con la speranza e l'augurio che qualche cosa migliori. Grazie.